Allora, cara Monica, racconto un aneddoto. Un aneddoto: stavo al Teatro Sessena e c'avevo un doloretto qua. Io, sai, arrivi a una certa età, la vedevo brutta, qualche infarto. Io poi piango con molta facilità, vado arrivo al teatro, c'era il musicista, che ha fatto? Dico, no, niente, ma manco da parlarne, mi fa, ma che c'è? Dico, c'è un dolore qua. Mi fa, lì, qui? Chitarrista. Mi fa, qui, ti tira? Dico, sì. Respira. Quello è pancreatite. Mi ha fatto, chitarrista. Dietro la chitarra c'era qualcosa per le ricette mediche. Era uno, dico, ma che, ma davvero, dici? E il romano è questo, se te lo dico io. Dico, mi sono affidato, mi sono messo nelle mani sue. Gli ho detto, che devo fare? Vatta a fare una risonanza magnetica. E io ci sono nato. Vado a fare questa risonanza magnetica. Non so chi di voi ha fatto mai una risonanza magnetica. Chi l'ha fatta? Ecco, per certo, prendo per esempio la signora. Hai visto, entri dentro, io la racconto com'è. Non era previsto, ma la racconto com'è. Io prenoto, dico, buongiorno, arrivo, pronto, dico, Battista, dice, quant'è? 2,50. Io non l'ho mai fatta, ringraziando a Dio. Ho detto, vabbè, dico, sarà il prezzo di un altro. 250 euro. Dico, vabbè, gli do 2,50, mi fa, vado lì, aspetti. Entro dentro, c'è un ragazzo, particolare. Dico, guarda, io facevo sempre col sorriso, perché il sorriso lo dico ai giovani. Aiuta molto, apre le porte, faccio, buongiorno. Dice, buongiorno, fa, piazza, io sta scherzando, cosa sta scherzando? Che non ho capito. Demet, cuffie. Scusi, non ho capito. Dev, ero io che non capivo, non lui che parlava male. Dev, met, cuffie. Mi dà queste cuffiette, me le metto, mi spoglio, la signora che la fa, mi metto dentro, dentro questo sto fornone, questa cosa, entro dentro così, cioè, arriva il dottore e fa, signor Battista, si spoglia e metta dentro. Si mette dentro, metto dentro, parte il motore. Wow, wow. Allora il motore, wow, wow. E tappia orecchie e lui ci faccia quello che dico io. Dentro la vetrata faceva, diceva così, Federico, credo, faceva. E io dico, che vuol dire? Poi potevo far solo o così o così. O è what's we o is what's what. Cioè non è che c'aveva altri. Aspetta, altri sui what's we. Sto così. Finisce, va. Boom. E sto esci fuori. A ritorno a questo, stavo mutando, arriva questo fa. De la cuffia. Cuffiette, 2,50 rivolute, cuffiette de cera, che cazzo è plastica? Vabbè. Il dottore fa, signor Battista, si rivesta che vado a masterizzare il CD, non c'è Alas. Vado lì, stavo a masterizzare, io mi metto dietro. Sei romano curioso, no? Sempre così. Lo guardo, mi fa, signor Battista, non si preoccupi, non ha niente. E tu prego? Brava. 2,50 non c'ho niente. Io ho detto, guardi, mi dia un CD di uno che c'ha qualche cosa, perché io a casa senza niente non ci torno. 250, hai visto quando vai a fare l'analisi non c'è niente, te lo dà il culo. Perché almeno se, è rumore, hai sta la macchina, fa rumoretto, tu. Vai dal meccanico, fa. Io non lo sento. Porco due. Ti allontani, torni, non lo senti. Io ho sta tecnica, appena quello non lo sente, faccio, andiamo via alla macchina. E lei, te la devi psicologicamente bloccare. Ma che ne sapete voi?